La scelta del governo è chiara. Il nuovo decreto legge investirà sul certificato verde, il tanto discusso Green Pass, per evitare chiusure e tutelare la libertà. Ed anche il mondo della scuola in questo dovrà adeguarsi. Noi ci impegniamo a lavorare con tutte le energie di cui disponiamo perché la scuola possa riaprire in sicurezza e in presenza nel mese di settembre, e disponiamo con questa norma il Green Pass obbligatorio per l'accesso a scuola per tutto il personale scolastico. Sono quindi ore calde per tutti i dirigenti scolastici della provincia di Alessandria, che dovranno sobbarcarsi l'onere dei controlli ed eventualmente prendere poi le decisioni sanzionatorie e amministrative. Se la situazione sarà quella di dover fare i guardiani, sarà un po' complicato, uno. Due, sicuramente ci deve essere un livello di sicurezza importante, ci deve essere una situazione, come dire, controllata. Sono fermamente convinto che l'uso delle mascherine sempre possa ovviare un po' a questa situazione, visto quello che ci hanno sempre detto. Vedremo, anche perché noi in realtà non abbiamo ancora ricevuto indicazioni precise rispetto alla ripresa. Abbiamo avuto sì delle indicazioni generiche, ma precise non ancora, e stiamo giusto attendendole. Sicuramente io sono favorevole al Green Pass nelle scuole, sia per il personale docente e non docente e anche per gli studenti, almeno delle scuole superiori. Questa idea è in piena linea con quanto previsto anche dal piano scuola per la ripresa, no? Dell'anno scolastico 2021-22. D'altra parte si parla tanto di formazione del personale affinché si lavori in sinergia per riprendere a tutti i costi la didattica in presenza. Quindi io penso che un senso di responsabilità condiviso e un lavoro di squadra da parte di tutti per riprendere la scuola sia più che mai doveroso.